Oggi impareremo come bilanciare un'equazione chimica secondo un metodo di tipo algebrico. Anzitutto ricordiamo che bilanciare un'equazione chimica significa assegnare ad ogni specie chimica un coefficiente stoichiometrico, quindi un numero, un valore numerico che consente quindi di avere tanti atomi di un certo elemento tra i reagenti e altrettanti nei prodotti. Ricordiamo che i reagenti sono quelle specie chimiche scritte a sinistra della freccia di reazione e i prodotti sono invece quelli disposti a destra. Si ricorda inoltre che nelle reazioni chimiche gli atomi non si creano e non si distruggono, ma partecipano interi, quindi rispettando il principio di Lavoisier, la legge di Lavoisier. In pratica, quindi, tutti gli atomi che appartengono ai reagenti dovranno ritrovarsi tra i prodotti e quindi questo in sostanza significa bilanciare una reazione chimica. Passiamo subito al metodo di tipo algebrico e supponiamo di voler bilanciare la seguente reazione. Quindi tra i reagenti abbiamo potassio e acqua e tra i prodotti invece abbiamo idrossido di potassio e idrogeno. Si procede innanzitutto assegnando un coefficiente letterale, che qui ho indicato con le lettere in azzurro A, B, C e D, a ciascun reagente e a ciascun prodotto, possibilmente in progressione, quindi A, B, C, D, ma nulla vieta di utilizzare delle altre lettere. Siete liberi di scegliere il metodo che preferite. Successivamente, per ogni elemento chimico che compare all'interno della nostra reazione, dovremo esprimere la relazione tra i coefficienti letterali di reagenti e di prodotti. Andiamo al pratico. Cominciamo quindi ad elencare sulla sinistra i diversi elementi chimici che compaiono nella nostra reazione, quindi il potassio, K, l'idrogeno, H e l'ossigeno, O. Adesso dovremo esprimere la relazione tra i coefficienti letterali, ovvero tra i reagenti il potassio compare una sola volta, corrispondendo alla lettera A, quindi scriveremo A nei reagenti, che sarà uguale a C nei prodotti per quanto riguarda il potassio, quindi A uguale a C. Ripetiamo l'operazione per ogni elemento chimico. Quindi passiamo all'idrogeno. Idrogeno 2B nei reagenti uguale a C più 2D nei prodotti. Quindi ecco che 2B uguale a C più 2D per quanto riguarda l'elemento idrogeno. Ripetiamo l'operazione per l'ossigeno. L'ossigeno nei reagenti corrisponde a B, mentre nei prodotti corrisponde a C, 1C. Riscrivo quindi le informazioni che ho appena ottenuto ed esprimo tutto in funzione di un unico coefficiente, per esempio del coefficiente A, quindi dovrò esprimere i coefficienti B, C e D in funzione di A, sfruttando le relazioni che ho appena individuato nel passaggio precedente. Quindi, supponiamo di voler esprimere tutto in funzione del coefficiente A, mi scrivo qui sulla destra A. Dopodiché dovrò esprimere B in funzione di A. Quindi vedo che B è uguale a C, ma C è uguale ad A. Quindi B è uguale a C e di conseguenza per proprietà transitiva C sarà uguale ad A e quindi B sarà uguale ad A. Quindi B uguale ad A. Quindi ho espresso B in funzione di A. B è uguale ad A. C è uguale ad A, ci basta leggere al contrario questa relazione, quindi C è uguale ad A, quindi A, B è uguale ad A, C è uguale ad A. Adesso dovrò esprimere D in funzione di A, quindi prendo la relazione in cui mi compare D, è questa qui. Me la riscrivo, quindi 2B uguale C più 2D. Ma al posto di B e di C
vado a sostituire A perché abbiamo appena visto che B è uguale ad A, quindi posso scrivere A al posto di B, e C è uguale ad A, quindi posso scrivere A al posto di C. Quindi questa espressione diventa 2A uguale A più 2D. Adesso porto questo coefficiente, questa A, a sinistra dell'uguale, in questo modo diventa 2a meno a uguale 2d, 2a meno a è uguale ad a, quindi quel che resta è a uguale a 2d. Di conseguenza d sarà uguale ad a fratto 2. Quindi qui mi riscrivo le relazioni che ho appena trovato, quindi a B che è uguale ad A, C che è uguale ad A e D che è uguale ad A fratto 2. Assegno un valore numerico opportuno ad A e quindi calcolo tutti i coefficienti, ottenendo così coefficienti stechiometrici. Che significa opportuno? Opportuno vuol dire che, per esempio, in questo caso, un coefficiente che potrebbe rendermi il valore di D un numero intero. Quindi il numero che potrebbe rendermi questa frazione un numero intero, per esempio, è 2, quindi 2 fratto 2 d diventerebbe pari a 1. Quindi andiamo a vedere direttamente i calcoli. Quindi supponiamo di assegnare il valore 2 ad A. Quindi se A è uguale a 2, anche B sarà uguale a 2 perché B è uguale ad A e anche C sarà uguale a 2 perché C è uguale ad A. E D invece sarà uguale ad 1 perché 2 fratto 2 mi restituisce il valore 1 intero. Quindi ho appena calcolato, ho appena trovato i valori dei coefficienti stechiometrici di cui avevo bisogno. Quindi riscrivo l'equazione della reazione chimica iniziale con i coefficienti stechiometrici che ho appena trovato. Quindi al posto di A 2, al posto di B 2, al posto di C 2 e al posto di D 1. In realtà l'1 si può anche omettere. Questa sarà la reazione bilanciata. Verifico però che la reazione risulti effettivamente bilanciata. Quindi nei reagenti ho 2 atomi di potassio, nei prodotti ho 2 atomi di potassio. Idrogeno, 4 atomi nei reagenti e invece nei prodotti ho 2 più 2, 4, quindi 4 nei reagenti e 4 nei prodotti. Ossigeno ne ho 2 nei reagenti e ne ho 2 nei prodotti. La reazione è effettivamente bilanciata. Adesso prova tu a bilanciare questa reazione, N2O5 più H2O, a formare HNO3. Metti in pausa il video, prova a seguire le diverse tappe. E dopodiché prova a verificare la soluzione. Ecco la soluzione del bilanciamento di questa reazione. Spero che questo video sia abbastanza chiaro. In caso di dubbi, non esitare a scrivermi.